Il venerdì dalle 21 alle 22 su Antenna Radio S. Oltre le differenze. Buonasera e ben ritrovati, è tutto pronto per una nuova puntata di Oltre le differenze, a parte il fatto che la mia compagna di conduzione Oriana stasera mi ha dato buca. Cioè, dai, via, non è proprio che ti ha dato buca. Beh, insomma, mi ha abbandonato, ma per fortuna non sono sola. L'efficientissima redazione di Oltre le differenze ha subito rimediato inviandomi te, Lalla, un po' prima del solito. E vabbè, dai, io ce la metterò tutta. Cercherò di sostituire degnamente Oriana. Cioè, non ho capito, ma non sei contenta di vedermi per tutta la puntata? Sì, sì, certo, certo. Anzi, dai, iniziamo subito, rompiamo il ghiaccio. Stasera alla finestra sul mondo arcobaleno. Vi risparmierà i commenti post-elettorali. Sì, sì, risparmiamoli. Andiamo oltre anche ma perché non sapremo cosa dire. Una cosa la volevo dire io. Siamo nel peggiore degli incubi. Cioè, quanto a governabilità e a stabilità non abbiamo possibilità? Non lo sappiamo al momento ancora. Però certo che uscire da delle elezioni che dovevano governarci con un governo che non pensa di riuscire a governare, direi che è un paradosso che non avevamo previsto. Soprattutto temiamo che le questioni LGBTQ non saranno, come dire, al primo posto dell'agenda politica. No, credo che saranno all'ultimo cassetto invece delle varie scrivanie, come sempre. Ma questo è il dato veramente veramente difficile da digerire, anche perché l'attesa su questi temi è un'attesa che viene da lontano. Comunque voltiamo pagina e diciamo ai nostri ascoltatori qual è l'argomento della serata. Stasera noi torneremo a parlare di coming out, cioè stasera noi facciamo tutta una puntata su una parola in inglese. Cioè, Oriana mi ha lasciato veramente una bella patata bollente, conoscendo la mia pronuncia direi molto british. La mia non è molto ecco, siamo messe bene. Comunque parleremo di coming out, a parte gli scherzi, ovvero, traducendo la parola dall'inglese, parleremo del venir fuori, della decisione di dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere. Espressione che indica una scelta libera da non confondere con outing, che indica invece l'esposizione dell'omosessualità di qualcun altro da parte di terze persone, generalmente senza il consenso della persona interessata. Il coming out, per chi lo vive, è un processo che non si conclude mai in realtà, in quanto poi nella vita si conoscono sempre nuove persone e in una società che considera l'eterosessualità come la norma e l'omosessualità come una condizione di diversità, ogni volta si deve ricominciare da capo e decidere se, come e quando esplicitare la propria natura di omosessuale. Eh sì, Lalla, è generalmente un momento molto delicato, sia che si tratti di uscire allo scoperto con i propri familiari, sia che si tratti di farlo negli ambienti di lavoro oppure con gli amici. È un momento di forte stress, soprattutto nelle società come quella italiana che tendono all'eteronormatività. Ma diciamo che è un momento anche di grande liberazione, no? Di grande sollievo. Facciamo qualche esempio di coming out illustri che in qualche modo hanno aperto la strada? Va bene, dai, partiamo dai più recenti e partiamo dallo sport, che è un mondo in cui non sempre si sentono dei coming out. La settimana scorsa l'ex calciatore della nazionale degli Stati Uniti, Robbie Rogers, ha annunciato di essere gay attraverso un comunicato sul suo sito web, in cui ha scritto: "Negli ultimi 25 anni ho vissuto sempre spaventato di mostrare chi ero veramente, per paura che il giudizio e il rifiuto mi tenesse lontano dai miei sogni e dalle mie aspirazioni. Oggi mi sono reso conto di potermi godere la vita solo essendo onesto." Un bel segnale, no? Assolutamente una bellissima notizia. Rogers ha avuto il supporto dei giocatori inglesi, ma ha anche annunciato l'intenzione ritirarsi dal calcio giocato, a dimostrazione di quanto poco sia inclusivo il mondo del calcio e in generale come sia difficile essere se stessi quando c'è un rifiuto da parte della società. Ma ci sono anche altri esempi: il pugile Orlando Cruz, che ha messo KO l'omofobia sul ring facendo coming out lo scorso ottobre, dicendo: "Ho lottato per più di 24 anni e voglio essere sincero con me stesso. Sono molto molto felice perché sono libero." E anche questo è un altro esempio importantissimo. E passando dallo sport, andiamo direttamente nella musica, dove peraltro è molto più frequente e probabilmente anche molto più semplice fare il coming out. L'ultimo
primo esempio è quello del cantante Mika, che ha fatto coming out subito dopo l'uscita del suo terzo album. Se mi chiedete se sono gay, dico sì, ha detto, ed è solo attraverso la mia musica che ho trovato la forza di venire a patti con la mia sessualità. Ma lasciando da parte le star per un momento, ne abbiamo anche una in casa nostra che qualche tempo fa ha fatto coming out, parliamo ovviamente di Tiziano Ferro, e lasciando anche il mondo dello sport, noi abbiamo fatto un'altra scelta. Siccome le testimonianze ci piacciono tanto, le storie di ragazzi e ragazze comuni, ma anche un po' fuori dal comune, ragazzi della porta accanto, ci piacciono tantissimo, abbiamo chiesto loro di raccontarci il coming out, quando lo hanno fatto con le loro famiglie, negli ambienti di lavoro o con i loro amici. Ciao, sono Nicola. Il mio coming out è stato un po' strano perché mi frequentavo con un ragazzo di nascosto e i miei hanno notato un comportamento un po' strano da parte mia, quindi hanno iniziato a leggere messaggi che mi scambiavo con questo ragazzo, scoprendo la mia omosessualità. Un giorno mi presero in disparte chiedendomi se i messaggi erano veri e io reagii alquanto male perché avevano violato la mia privacy. Però loro poi mi spiegarono che da parte sua era tutto a posto, che capivano la mia condizione e che mi sarebbero stati comunque vicini qualunque fosse stata la mia strada. Mi chiamo Valentina e il mio primo coming out è stato con mio fratello. Gli ho detto: Jacopo, sono lesbica. E lui fa: lo sapevo. Meglio, almeno mi puoi dare qualche consiglio su come rimorchiare le ragazze. Ciao, sono Sergio. Il mio coming out è un po' divertente. Poco prima di San Valentino, nel lontano 2011, mia madre si presenta con una scatola a forma di cuore di cioccolatini dicendomi: questo regalalo alla tua ragazza. Pur io non essendo comunque fidanzato con nessuno. Appunto, io ho detto che non ero fidanzato e lei mi ha fatto la domanda fatidica: ma a te piacciono le ragazze? Un po' paraculo da parte mia, non so se si può dire. Io ho detto sì, cioè no. Io ho detto non è che se mi piace una persona guardo al sesso di questa persona, quindi pur essendo gay, ma va bene. Poi tranquillizzandola io ho detto: guarda, il mio desiderio più grande è diventare padre, quindi le lacrime c'erano, però col tempo ha capito. Ma che meraviglia sentire le storie vere, quelle vissute, quelle reali. E alcuni peraltro sono davvero comici e divertenti, a dimostrazione che non sempre il coming out deve essere per forza un momento drammatico nelle nostre vite. Ora facciamo una breve pausa e poi continuiamo ad ascoltare come sono andati i coming out degli amici di Oltre le Differenze. A tra pochissimo. Chi non resta con noi è un vero frufru velato, che non ha fatto ancora coming out.